Buongiorno a tutti da Francesca, spero tutto bene. Oggi ho preparato questo risotto buonissimo con carciofi e gamberoni. Per prima cosa puliamo i gamberoni. Dopo averli sciacquati sotto l'acqua, stacchiamo la testa, tagliamo il carapace, così ci aiutiamo meglio a sfilare la polpa. I miei gamberoni sono surgelati, ovviamente, l'operazione è più semplice se avete quelli freschi. Con un stuzzicadenti vado a sfilare l'intestino. Continuo così fino all'esaurimento di tutti i gamberoni. Ne lascerò soltanto due interi per la decorazione finale del piatto. Uso lo stuzzicadenti perché non voglio aprire il gamberone su tutta la lunghezza, lo voglio vedere intero nel piatto. Le teste e il carapace non le butto, ma le metterò in una pentola con un goccio d'olio extravergine e le lascio tostare bene, premendole anche con il cucchiaio per far uscire bene tutti i sapori. A questo punto aggiungo mezzo bicchiere di vino bianco e lascio sfumare un attimo. Unisco la passata di pomodoro, la cipolla, il sedano e la carota. Copro tutto con acqua ben fredda. Un po' di sale. E lascio cuocere per mezz'ora. Di tanto in tanto elimino la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo preparo l'acqua con un goccio di limone per la pulizia del carciofo. Questa è una dose per due, vi ricordo che gli ingredienti li trovate scritti in descrizione sotto al titolo. Quindi elimino le foglie esterne fino ad arrivare ad avere quasi un cuore di carciofo. Taglio la parte del gambo che in questo momento non mi serve. Rifilo un po' la parte più dura. Taglio l'estremità con le punte. A questo punto posso cominciare a tagliare il carciofo a fettine. Prima, ovviamente, vado ad eliminare la parte interna della barbetta. Taglio a spicchi abbastanza sottili e li verso nell'acqua con limone per mantenere un po' il colore. Preparo anche la cipolla sminuzzata e la tengo da parte. Quindi olio in padella, uno spicchio d'aglio, una bella macinata di pepe in modo che tosti bene e incomincio a rosolare i gamberoni. Non necessiteranno di cotture lunghe in quanto dopo già un minuto e mezzo per lato sono pronti. Nel frattempo vi invito a visionare il canale e a scoprire tutte le ricette che ho già pubblicato. Iscrivetevi gratuitamente per non perdere anche i prossimi contenuti. Se il video vi sta piacendo, condividete con gli amici e mettete un bel mi piace. Per me è molto importante. Grazie. Un giro di sale, a questo punto elimino l'aglio e verso proprio un goccio di cognac senza farlo fiammeggiare. Lascio evaporare la parte alcolica e siamo pronti. A questo punto possiamo tenere da parte i gamberi. Ora, senza perdere il fondo di cottura che è molto profumato, verso un goccio d'olio ancora,
e incomincio a rosolare leggermente la cipolla. Solito goccio d'acqua per non bruciarla. Aggiungo a questo punto i carciofi. Un po' di sale. Un po' di acqua per la cottura, copro e lascio cuocere per 10-15 minuti. I carciofi a questo punto saranno pronti. Li tolgo, pulisco la pentola con un po' di carta da cucina . Inserisco ancora un goccio d'olio, poco, e inizio a tostare bene il riso. Durante la cottura dei carciofi, nel frattempo, ho filtrato il brodo. Ora ci siamo, posso rimettere in padella i carciofi. Iniziare ad aggiungere man mano il brodo. Da qui inizierà la cottura, nel mio caso di 18 minuti. Continuo ad aggiungere il brodo man mano che il riso me lo richiede, cercando di tenerlo comunque sempre ben coperto. Quando mancherà un minuto al termine della cottura, posso inserire i gamberoni che avevo cotto precedentemente. Ultimo tocco, la scorza di mezzo limone grattugiato. Qui potete decidere la densità del riso come la preferite, più o meno liquido. Quindi io aggiungo ancora un filino di brodo, ma a noi questo risotto piace abbastanza corposo. Spegniamo il fuoco e il risotto è pronto. Ultimo tocco, spolverata di prezzemolo. E si fa in tavola. Questo risotto non ha bisogno di mantecatura, quindi una volta che io lo metto nel piatto gli do solo un giro d'olio finale. Spero di avervi fatto venire l'acquolina in bocca e che lo proviate. Io attendo i vostri commenti, vi saluto caramente e ci vediamo alla prossima. Ciao!